Niente è perso, tutto vive e tutto continuerà a vivere in Dio. Dalle prime ore del mattino i napoletani hanno affollato i cimiteri nel giorno della commemorazione dei defunti, un pellegrinaggio che ogni anno si rinnova a Poggioreale come in tutti gli altri quartieri della città. Al cimitero Novissimo la rituale cerimonia con la partecipazione delle autorità cittadine si è aperta con la deposizione dei cuscini di fiori, un omaggio ai ragazzi della Galleria del Melarancio e alle vittime innocenti di Camorra, Annalisa Durante e Dario Scherillo. Poi un minuto di raccoglimento dinanzi alla tomba dei presidenti della Repubblica Giovanni Leone ed Enrico De Nicola. Ci impegniamo l'anno prossimo a venire qui con una rinnovata sfida, cioè di aver predisposto il trasporto pubblico cimiteriale a vantaggio di tutti, ad un costo che sarà la metà del costo di mercato per il servizio funebre. Pensiamo di tornare con la inaugurazione del crematorio, un'opera da portare a termine di qui a poche decine di metri. Penseremo di avere un ruolo autorevole e degno del miglior rapporto tra il pubblico e il privato nel regolamentare la vita delle arciconfraternite e nel riscuotere da essi, chiunque siano i debitori, i dovuti oneri e proventi. Regge bene il dispositivo di traffico in vigore fino a domani, con il potenziamento degli autobus di linea ed il collegamento navetta per muoversi all'interno del cimitero Novissimo.